comunale, dando la parola al segretario per l'appello. Sì, buongiorno. Farnetani, Nappi, Lorenzini, Massetti, Mazzarello, assente Mazzarello, Mucciarini, assente, Mucciarini, malato, Rotoloni, Tognetti, Tavarelli, Tavarelli, Giannone, Palmieri, Lippi, Massai, prego Presidente. Allora, al punto 8 del Consiglio Comunale, del punto 8 per patrimonio, viene rinviata a prossima data. Non ci sono comunicazioni del Sindaco, passiamo al punto 3 per lavori pubblici, variazione al programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale del 2018. Relatore, Assessore, Vice Sindaco Elena Nappi. Buongiorno, grazie Presidente. Prima di iniziare a illustrare questo punto, volevo fare un pubblico ringraziamento a Simone Simi che da stamattina, come vedete, non è più presente tra noi e dare il benvenuto a Carla, perché ha avuto un trasferimento e quindi gli auguro un buon trasferimento nella propria città di abitazione. Allora, andiamo avanti. Parliamo della variazione del triennale dei lavori pubblici, fotografia 2018. La prima volta che la portiamo in consiglio ci viene chiesto di dare conto delle opere che sono state impegnate a questa data del 2018 e quindi vi vado ad elencare quelli che sono gli spostamenti che sono stati effettuati. Noi abbiamo degli spostamenti dovuti a finanziamenti della Regione Toscana, bandi ai quali abbiamo partecipato, che pur essendo in graduatoria e pur essendo finanziabili, sono slittati al 2019 perché non c'è ancora il decreto di finanziamento e quindi non li possiamo impegnare in questo anno. E sono i 150.000 euro della misura 7.5 del turismo rurale e i 384.000 euro della misura 8.4 sulla pineta, sulla pulizia della pineta da infestazione di Mazzo Coctus. Poi abbiamo un cambiamento, una variazione di costi da 334.000 euro del progetto di riqualificazione di Puntala a 278.000 euro perché c'è stato un risparmio sulle gare di appalto, per cui abbiamo abbassato la cifra alla reale cifra che è stata spesa ed impegnata. Abbiamo una variazione sul finanziamento dei 100.000 euro dei parchi e giardini, perché una parte di questi parchi e giardini sarà finanziata con l'avanzo che abbiamo avuto nello stralcio di Puntala, per cui la quota scende sotto a 100.000 euro e non sta all'interno di queste cifre di variazione di bilancio. Poi abbiamo lo slittamento dello stralcio di Puntala a 150.000 euro nel 2019 perché abbiamo ancora in essere i lavori di completamento dell'attuale stralcio a fine anno di circa 100.000 e quindi vedremo il prossimo anno quali sono gli interventi da continuare ad effettuare sulla frazione di Puntala. E poi abbiamo un lieve scostamento da 221.000 euro a 192.000 euro per quanto riguarda la voce interventi per verde pubblico attrezzato, perché è una compensazione dell'intervento Santa Maria che tutti gli anni va a leggero correttivo nei confronti di quello che ci è dovuto da parte della società. Questo credo siano i maggiori scostamenti che sono avvenuti all'interno, tutto il resto delle voci sono state mantenute nel piano triennale dell'amministrazione. Grazie. Ci sono interventi? Giannone? Se avevo capito bene, in commissione c'era anche uno slittamento al 2021 per quanto riguardava Puntala? Uno degli stralci, perché erano quattro stralci, per cui era già sul 2019, quindi slitta ulteriormente.
proprio perché c'è uno slittamento degli interventi che devono essere ancora completati, per cui per cominciare nuovi interventi, e cominciare nuovi interventi significa fare un mutuo e quindi implicare il bilancio, la passività anche degli interessi, finché non abbiamo completato lo stralcio attuale e finito i lavori, rifatto nuovamente l'intervento di comunicazione a Puntala sui nuovi interventi da mettere in essere, questi interventi non vengono messi. Di 550.000 euro mi sembra. Grazie. Allora andiamo alla votazione per il punto 3 dei lavori pubblici, variazione al programma triennale lavori pubblici 2018-2020 ed elenco annuale 2018. Dichiarazione di voto di Giannone. Sì, trattandosi diciamo di una variazione sul piano triennale, noi ci asteniamo, diciamo, considerando che si tratta di una variazione, quindi non c'è un tema rispetto a quello che è il vostro intervento sul piano delle opere triennali. Grazie. Ok, allora andiamo alla votazione per punto 3, lavori pubblici. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Bene, ora passiamo all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? Astenuto? Bene, passiamo al punto 4 per finanze bilancio, variazione al bilancio e previsione 2018-2020, relatore assessore Walter Massetti. Buongiorno a tutti. Allora, con questa manovra abbiamo effettuato un lavoro di concertazione con i responsabili di tutti i settori per verificare la correttezza contabile degli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio dopo il riequilibrio di luglio. Abbiamo effettuato tutti gli adeguamenti contabili sia nella parte corrente che sulla parte capitale. Vista la minore entrata di parte corrente segnalata da vari responsabili di settore, siamo riusciti a coprirla con una minore spesa di parte corrente. Nella parte capitale abbiamo ridotto la previsione degli oneri di urbanizzazione e di alcuni contributi che già vi ha spiegato prima nelle opere pubbliche il vice sindaco, che sono quelle, i contributi dell'Unione Europea, la misura 8.4, il contributo sul turismo rurale. Tali aggiustamenti sono confluiti sugli equilibri di bilancio, i quali sono stati rispettati. Le variazioni hanno fatto sì anche che il calcolo del saldo di bilancio di finanza pubblica sia rispettato. Nella stessa manovra abbiamo provveduto ad adeguare gli stanziamenti di cassa dell'esercizio 2018 in rapporto alle variazioni di competenza e alla necessità che si sono manifestate dopo il riequilibrio. Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Giannone. Sì, ne approfitto per fare anche dichiarazione di voto nostra, che è contraria al bilancio, nonostante diamo atto all'assessore Massetti, che sta facendo un lavoro di revisione per quanto riguarda gli incassi anche pregressi, di cui ci ha ben spiegato in una riunione apposita del lavoro stesso che sta esso stesso svolgendo. Il punto è che sull'intero impianto, diciamo, del bilancio noi non siamo d'accordo, perché avremmo fatto sicuramente altri impegni in altri capitoli. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora passiamo alla votazione per il punto 4, variazione al bilancio e previsione 2018-2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Passiamo ora all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrario? E nessuno astenuto. Passiamo ora al punto 5, patrimonio e partecipate, stemanizzazione, tratto di strada vicinale, Val delle Cannucce, determinazioni. Relatore, assessore Federico Mazzarello. Grazie Presidente, buongiorno. Sì, è pervenuta agli uffici del patrimonio la richiesta di stemanizzazione di un tratto di strada della vicinale Val delle Cannucce, ovvero che sarebbe la strada
che corre dietro ai campi da tennis nella proprietà Malenchini-Puccinelli e arriva appunto, e anticamente era la strada che collegava, diciamo, la parte di Castiglione, passando appunto dalle campagne fino a tutti i poderi, arrivando quindi fino a Tirli. Abbiamo, prima ovviamente di portare consiglio tale testimonializzazione, abbiamo dato un incarico mediante bando ad un professionista, il quale appunto in 2 mesi circa ha fatto uno studio storico sia all'archivio storico, sia appunto dagli atti che erano sia in regione sia in comune, per verificare se ci fossero appunto le possibilità di testimonializzare questo tipo di strada, ovvero che questa non rendesse più, almeno per la parte in questione, utilità pubblica. Così è stato, perché la prima parte, i primi 250 metri, è risultato essere di pubblica utilità per due motivi. Uno, per il semplice fatto che la parte iniziale dà accesso a degli impianti sportivi, la seconda perché fino a dove appunto questa non viene sdemanializzata, rimane quindi di pubblico interesse, rimanendo pur sempre una vicinale, ha accesso, diciamo, dall'accesso alla cappella Val delle Annunce, che rimane comunque di proprietà del privato, così come era fino ad oggi. La parte invece retrostante si è verificato che arriva a collegare solo ed esclusivamente i due poderi rimasti di proprietà sempre Malenchini. Questo perché la parte retrostante, da lì, ovvero da poderi indietro, è abbandonata ormai da più di 20 anni e non è più fruibile e non collega più, e quindi non ha più quella utilità pubblica di un tempo. Tanto più che, a quanto appunto ci dicono sia dalla relazione sia dagli archivi storici e dalla pianificazione, con la nascita del comparto Val delle Cannucce, la via, diciamo, per avere accesso a Tirli, Vetulonia e quindi dal retro e quindi dalle sterrate e dalle cesse, diciamo, la via è diventata quella, la via che ha sostituito quella che andiamo oggi a sdemanializzare. Il tratto appunto che viene sdemanializzato è di circa 500 metri e, diciamo, in contropartita ciò che appunto è stato messo agli atti e così come è previsto anche dalle leggi è che la manutenzione della parte pubblica, ovvero quella che rimane dalla strada di collegamento fino alla chiesa, rimane di manutenzione appunto del privato, garantendo quindi la fruibilità costante per il pubblico, per riuscire a continuare ad avere accesso alla chiesa non pubblica ma privata. Grazie. Assessori, sono interventi. Paolo Lippi. Sì, buongiorno. Allora, al di là del fatto che se è praticamente ormai inesistente questo tratto di 500 metri di strada e non fruibile, abbandonata da 20 anni, inesistente dal potere in poi. Sì, questi, i primi 500, i primi 500 sono fruibili. Vabbè, dal secondo potere, esatto. Quello davanti alla Valletta, mi sembra di capire, giusto? No, prima dalla chiesa al potere è fruibile, dopo la parte che andava, diciamo, a Val delle Cannucce e continuava non è più fruibile. Dalla chiesa al potere di sì. Davanti alla Valletta è fruibile, sì. Da lì fino a Val delle Cannucce non è fruibile, giusto? Sì, ecco. Sì, esatto. La mancanza di fruibilità di questo stralcio di strada non vedo perché debba comunque sia essere pregiudicante per la sdemanializzazione di questo tratto. Comunque sia, visto che non viene utilizzata, potrebbe anche essere fatta questa cosa, ma mi sembra che come contropartita o perequazione soltanto la manutenzione dell'impianto che va fino alla chiesina praticamente di Capezzolo sia insomma un buon affare per Malenchini e Puccinelli, magari un affare un po' meno interessante per quanto riguarda il comune, che potrebbe in questa fase richiedere la cessione a titolo gratuito per tot anni dell'area che ci è stata gentilmente, bisogna riconoscerli, concessa per il parcheggio in fondo alla panoramica, e perché no anche l'area proprio che è un campo inutilizzato, a quello che mi sembra di vedere, davanti alla Valletta, di fianco alla zona dove c'è il banchettino della frutta e verdura. Per cui magari, se, come avevo già parlato anche in commissione, se ci fosse l'opportunità di trarre maggior beneficio da questa sdemanializzazione, potrebbe essere buona cosa, perché acquisiremmo
in via, diciamo, permanente 1/2 parcheggi importanti allo sfruttamento poi della zona costiera che c'è lì nei dintorni. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Mazzarello? Sì, voi sapete benissimo che l'andare ad individuare una zona di un parcheggio in un terreno agricolo lo si fa o in via, appunto, come abbiamo noi fatto, non definitiva, temporanea, oppure appunto con un provvedimento di pianificazione. Ciò che diciamo è che ovviamente voi sapete bene quanto sono i costi degli affitti dei parcheggi che noi prendiamo in gestione, si parla di cifre molto elevate, molto lontane da quello che è stata invece la valutazione del costo-beneficio di una esternalizzazione della strada in questione. Quindi ovviamente qualora ci fossero delle possibilità per andare ad aumentare l'utilità del comune, sarebbero state prese in considerazione. Non è questo il caso, perché siamo sicuri che la manutenzione di una strada a vita è un costo e un onere che forse va ancora più in là di quanto sarebbe invece prendere proprietà, acquisire o avere gratuitamente una parte di terreno, che ovviamente va al di là di quello che appunto rientra in una mera smanializzazione di 500 metri lineari di strada. Grazie, assessore. Andiamo alla votazione del punto 5 per patrimonio partecipativo. Dichiarazione di voto, Paolo Lippi. Allora, non so sinceramente che cosa poi si intenda lì nella manutenzione, se si parla soltanto del manto stradale, se ci sono dei sottoservizi, se ci sono delle cose, ma se si parla soltanto del manto stradale, si tratta di una stradina veramente piccola e breve, che ha il suo tratto asfaltato soltanto per la parte dritta, mi sembra, quella che arriva alla chiesina, poi il pezzettino che va in là, il pezzettino fino alla catena che va in qua, che immagino si rimarranno comunque pertinenza del demanio, non mi sembra che abbia dei costi così, che possa avere dei costi così elevati la manutenzione di una strada, tra l'altro pochissimo trafficata, se non l'estate, la domenica mattina, quando poi si va alla messa, per cui credo comunque sia, non sia un buon affare, chiamiamolo così, per la nostra amministrazione. La nostra dichiarazione è di votare contrari. Grazie. Giannone. Sì, noi invece ci asteniamo sul punto, perché questo fatto era stato evidenziato anche dal consigliere Lippi in commissione, e credevamo che si potesse prendere in considerazione quantomeno una fattispecie di un'ulteriore verifica, insomma, da poter apportare su, come dire, uno scambio tra le stesse parti. Però mi sembra che ci sia un'urgenza per poter chiudere questa pratica, oppure è possibile fare questa ulteriore verifica, ecco. Grazie. Fabio Tarvarelli, prego. Per dichiarazione di voto e precisazione, come ha rappresentato compiutamente l'assessore, l'area guardando la strada a sinistra è un'area agricola, tra l'altro con un vincolo sovraimposto dagli strumenti di pianificazione provinciale, per cui è impossibile realizzarci qualsiasi cosa, parlo quella lato Val delle Cannucce. L'altra è già il baracchino, esatto, dove è il baracchino, quindi non ci potrebbe essere nessun interesse dell'amministrazione averla. Dell'altra area, quella adibita temporaneamente a parcheggio, è già destinata a tal fine alla cessione gratuita all'amministrazione comunale nell'ambito del piano di intervento dell'edificazione del relativo lotto, che è un lotto misto PEP e edificazione privata, proprio su quella resede, e quindi diciamo dal confine della strada al confine della panoramica fino alla fascia verde retrostante e davanti ai campi da tennis. E quindi questo comporterebbe un inutile adeguamento degli strumenti urbanistici che già prevedono la realizzazione a titolo definitivo di un parcheggio pubblico in quell'area, da cedersi gratuitamente insieme ai terreni sui quali realizzare un PEP all'amministrazione comunale. Motivo per cui noi oggi
pur apprezzando il contributo di aumentare il contenuto perequativo di una, della sdemanializzazione si prende atto, nel senso che il venir meno della demanialità di un percorso è la rappresentazione di una realtà fattuale, altrimenti non è una sdemanializzazione, sarebbe una cessione di aria. Allora, l'aria è di proprietà privata. La demanialità nasceva da un vincolo cartografico vetusto. La proprietà ha rappresentato la necessità, per motivi di sicurezza, non per altro, di poterla legittimamente intercludere nel tratto che conduce alle due abitazioni private. Il tratto successivo non esiste, è macchia. Il tratto precedente, sul quale noi abbiamo un forte interesse a mantenere l'accesso pubblico perché rappresenta una tradizione della comunità, in quanto è la strada che porta alla chiesina dove si fa la messa da sempre la domenica mattina e che quindi fa piacere a credenti e non credenti il fatto di poterla raggiungere, è mantenuto e rafforzato dall'obbligo che invece oggi faceva carico all'amministrazione comunale di mantenere il tratto stradale in regime di efficienza. Chiaro, il tratto stradale a bassissimo traffico e a bassissima erosione del fondo. Per cui motivo per il quale noi non è che ci sono ragioni d'urgenza. C'è stata una richiesta che è stata valutata nella massima serenità e che noi oggi riteniamo di portare avanti in questi termini, ma non perché ci sono partite, ma perché l'eventuale partita è già stata contemplata addirittura in una variante anticipatoria al regolamento urbanistico del 2014 e c'è già un piano attuativo definitivamente approvato che prevede la cessione gratuita all'amministrazione comunale dell'area di parcheggio. Tutto qui. Motivo per cui la maggioranza vota e porta avanti, tutto non dire, pur apprezzando il contributo, porta avanti e mette in votazione il punto. Grazie. Grazie. Assessore Mazzarello. Grazie. Giannone. Scusate, è solo un'integrazione rispetto a quello che è stato detto. Ma allora io so capito bene. Il parcheggio che dai campi sportivi, quello che è stato fatto quest'estate dai campi sportivi, che va rispetto alla discesa della panoramica, quelli attualmente sono stati dati in comodato gratuito, sono stati prelevati già dall'amministrazione, già stata fatta la variante, qual è il tema? Oppure lì è, se ho capito bene, un parcheggio prettamente momentaneo, perché diversamente non si può fare una situazione diversa, e se si cambia un piano strutturale si può fare oppure no? Allora, Fabio Tavarelli. Il regime attuale è di comodato temporaneo perché la destinazione è di parcheggio. Il regime attuale è di comodato perché la proprietà è ancora dei proprietari fondiari. Le destinazioni di quell'area è di parcheggio e di cessione gratuita all'amministrazione comunale. Quindi nel momento in cui realizzeranno l'intervento devono cederlo in proprietà all'amministrazione, devono realizzare un parcheggio e cederlo in proprietà all'amministrazione comunale. Quindi oggi è un parcheggio a sterro temporaneo per anticipare questa previsione, ma la previsione è già contenuta negli strumenti urbanistici e è di realizzazione di un parcheggio asfaltato definitivo e di cessione gratuita all'amministrazione comunale. Una permuta, quindi è già vincolata a parcheggio, sì. Il microfono. No, sì, no. No, va bene, quindi
si prende atto che di fatto insomma qualche cosa dalla proprietà è stata comunque ceduta gratuitamente all'amministrazione. Questo è il punto È prevista la cessione gratuita dell'area di parcheggio più di tutta l'area PEP, cioè dell'intero campo che è laterale alla strada, è prevista la cessione per i due terzi della superficie all'amministrazione comunale e una parte per destinarlo a parcheggio pubblico e una parte per realizzarci 20 alloggi in regime 20 e 30 scusate ora questo 30 alloggi in regime di come PEP. Più è previsto anche l'apposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta e di area verde in tutta la fascia a confine della strada, perché rientra nel vincolo paesaggistico di mantenimento del paesaggio e del suolo del PTC. Ok, grazie. Passiamo. Solo allora per una rettifica alla dichiarazione di voto, che votiamo favorevolmente dopo i chiarimenti che sono emersi, diciamo. Grazie. Passiamo dunque alla votazione per punto 5 dell'ordine del giorno, smanizzazione, tratto di strada vicinale, Val delle Cannucce e determinazioni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno astenuto. Passiamo ora alla votazione per immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? E nessuno astenuto. Passiamo ora al punto 6 per partecipate. Azienda speciale Castiglione 2014, approvazione del bilancio di previsione 2019, del piano economico previsionale 2019-2021, del piano finanziario previsionale 2019-2021 e del piano programma triennale 2019-2021. Relatore assessore Federico Mazzarello. Sì, è con favore che appunto riusciamo dopo anni a portare in bilancio in consiglio un bilancio e un piano programma dell'azienda, diciamo al netto di vari, non voglio dire sprechi, ma insomma dei costi superflui fatti anche nelle gestioni ormai più lontane. Ciò che siamo riusciti a portare a termine è un lavoro attento di risanamento, e così come già detto ormai da 2 anni a questa parte, nella quale avrete visto appunto dal materiale che vi è stato dato non risultare spese per consulenze, spese per appunto un continuo cambio di mezzi e macchinari anche in dotazione agli organi amministrativi e non solo degli operai e dei dipendenti, quindi siamo riusciti diciamo a ripulire e a ottimizzare tutte quelle voci di bilancio che hanno fatto ad oggi nell'azienda speciale un'azienda trasparente e virtuosa. Ciò che si evince, lo si evince bene anche dal piano programma degli investimenti triennale, ovvero siamo andati a depurare di tutti quei costi che erano diciamo una fonte di spesa e un bancomat diciamo dell'amministrazione e siamo riusciti quindi oggi a mettere a bilancio anche per il 2019, 20 e 21 solo ed esclusivamente quelle cifre che ci permettono da qui a 3 anni di portare a termine quel piano di investimenti utili alla cittadinanza e ai servizi che appunto l'azienda speciale offre sul territorio castiglionese, sia sul territorio appunto sia sulle frazioni. Ciò che emerge è appunto dallo studio fatto sia da il CDA che dalle squadre che appunto lavorano nelle frazioni è il mettere a bilancio l'acquisto di un mezzo nuovo, appunto un trattore, una trattrice, per poter fare ancora meglio il lavoro di sfalci sia per quanto riguarda le banchine sia per quanto riguarda le parti a verde del territorio. L'indirizzo era quello di acquistare subito un mezzo nuovo, ma vedendo che fra 2 anni, così come viene fatto nelle aziende e nei privati, scade il leasing di questo mezzo, abbiamo deciso di ammortizzare fino in fondo questo bene e così ragionare fra 2 anni di un nuovo acquisto di un mezzo ci permetterà di acquistare insieme una barra falciante che è risultata essere appunto utile per il lavoro qui sul territorio, soprattutto per il lavoro importante che va a svolgere l'azienda speciale nella tutela e salvaguardia del verde e delle banchine stradali. Altre spese importanti diciamo di investimento non ci sono, se non quella che come appunto è emersa anche da tavoli degli scorsi giorni legata al turismo, c'è cioè una richiesta di avere in
dotazione un parco biciclette stop and go, diciamo più forte e robusto, e abbiamo messo appunto nel bilancio di previsione una nuova postazione di stop and go. Decideremo poi appunto al termine di questi incontri se portarla a termine o vedere appunto come impiegare meglio questo tipo di risorse che ad oggi comunque sono nel bilancio di previsione e nel piano programma per quanto riguarda sia diciamo l'acquisto di nuove biciclette e la manutenzione di queste e il potenziamento del servizio stesso. E come già detto anche l'anno scorso e come diciamo verbalizzato da questa assise, faremo quando arriverà appunto il consuntivo il passaggio delle cifre che vengono accantonate non più nell'azienda ma verranno riversate al comune, così come già fatto quest'anno, cifre appunto che saranno poi reimpiegate e riutilizzate direttamente dal bilancio del comune. La società è in attivo, come appunto si evince da bilanci. I maggiori costi come sempre sono quelli legati al personale e appunto quelli legati a beni e servizi, in quanto è una società interamente in house, le cui entrate sono solo ed esclusivamente legate ai, diciamo, al pagamento dei servizi che il comune fa in virtù degli affidamenti che vengono dati a questa. I servizi appunto rimangono tali, lo avrete visto, e penso che non ci sia altro da aggiungere se non un ringraziamento al direttore, al CDA, che da 3 o 4 anni a questa parte appunto lavorano per l'abbattimento dei costi, e lo si evince anche dai numeri. Questo è un ringraziamento che appunto viene fatto sia dalla ragioneria del bilancio, credo anche da parte dei cittadini. Grazie assessore, ci sono interventi? Giannone? Ma assessore Mazzarello, se lei vuole, come dire, uno slogan da meno male che Mazzarello c'è, questo glielo facciamo, diciamo, però meglio evitarlo, in quanto diciamo lei cita sempre le amministrazioni passate, non tenendo presente che lei è già alla seconda legislatura, insomma, dove già ha fatto l'assessore al bilancio nella prima, quindi che ben venga, diciamo. Poi possiamo ricordarci anche della storia della prima guerra mondiale, insomma, i miglioramenti che sono stati apportati da quel momento ad oggi. Però voglio dire, detto questo, il tema è un altro. Questa azienda speciale, se ho capito bene, uno dei costi, volevo chiedere, rispetto al parcheggio stop and go, di quant'era l'ambito dell'investimento che veniva fatto nella citazione che lei ha fatto in questo piano del bilancio. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Prego Mazzarello. Ovviamente non mi permetterei mai di scomodare chi più noti, meno male ce ne sono stati, insomma, per amor di Dio. Ovviamente il ringraziamento fatto non a caso da CDA e dal direttore, 8 anni è lì, ovviamente si estende 7 anni, dal 2014, sono 4 anni, e ovviamente questo si estende, appunto va a ritroso, e quindi insomma è ovvio che è un lavoro fatto da anni di squadra e di gruppo, ci mancherebbe altro. Per quanto appunto riguarda il costo di uno stop and go, indicati una, diciamo, una postazione di stop and go viene a costare circa 22.500 euro al comune. Questo non è solo il costo dei mezzi, quindi delle biciclette, ma è un servizio che viene a costare in virtù della guardiania, del gabbiotto, della manutenzione, dell'assistenza e tutto. Questo è quanto è già in essere. Abbiamo un secondo preventivo pronto e da valutare alla fine appunto dei nostri tavoli, dei nostri incontri, quando, se e dove metterlo in atto, così come appunto emerso dai tavoli e dalle richieste dei cittadini stessi. Grazie assessore. Dichiarazione di voto. Giannone. Sì, la nostra dichiarazione di voto infatti era riferita a questo, perché questo è uno dei temi di quello che c'è dentro il bilancio, per cui noi votiamo contrari, perché noi avremo naturalmente, come dire, espresso all'interno del bilancio dei capitoli in modo diverso, al di là del fatto che il lavoro che stanno facendo rispetto alla riduzione dei costi vada bene e che si prosegua su questa strada.
Grazie. Allora andiamo a votare per il punto 6, approvazione del bilancio di previsione 2019, del piano economico previsionale 2019-2021, del piano finanziario previsionale 2019-2021 e del piano programma triennale 2019-2021 dell'azienda speciale Castiglione 2014. Chi è favorevole? Chi è contrario? E nessuno astenuto. Andiamo ora alla votazione per immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? E nessuno astenuto. Bene, passiamo al punto 7 per l'agricoltura. Condivisione della proposta della CIA, Confederazione Italiana degli Agricoltori, definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale. Relatore, assessore Federico Mazzarello. Sì, la CIA, non intesa come Central Intelligence, ma come Confederazione Italiana Agricoltori, ci tengo a precisarlo, ha proposto su tutto il territorio nazionale, diciamo, una sorta di condivisione, diciamo, la definizione di un progetto legato alla manutenzione del territorio agricolo rurale nazionale, visto anche le recenti e ultime calamità naturali che si hanno su tutto il territorio, dovute quindi al dissesto idrogeologico, alla incuria dei terreni, all'abbandono delle terre agricole coltivate, e questo è uno tra i più grossi motivi che porta appunto all'abbandono, all'incuria e al, diciamo, ai pericoli che si hanno legati a frane, smottamenti, incuria dei terreni, fossati e quant'altro. Ciò che promuovono è un atto di indirizzo nazionale e invitano i comuni a seguire queste linee guida del progetto e fare di tutto per far sì che si riesca ad incentivare quindi lo sviluppo dell'agricoltura e la tutela e salvaguardia del territorio agricolo rurale. Noi, approvando questa delibera, diciamo, e facciamo nostri i principi che sono all'interno della delibera e promossi a tutto il livello nazionale, ricordando però che già stiamo facendo da anni questo tipo di interventi. Non a caso abbiamo passato, se non ricordo male, due giunte fa un progetto legato all'agricoltura con il quale abbiamo finanziato e stanziato delle cifre per incentivare i corsi obbligatori e anche didattici legati quindi al mondo dell'agricoltura e rurale. Abbiamo già partecipato a due bandi, come appunto dicevano nel passaggio prima sia il vice sindaco che l'assessore al bilancio, i due bandi, le misure che hanno una come oggetto la tutela e salvaguardia del territorio con il rifacimento dei muretti a secco. Non so se avete visto, è uscito proprio un articolo in questi giorni che l'UNESCO ha proposto di riconoscere come patrimonio dell'umanità i muretti a secco fatti in Italia, quindi per la salvaguardia e per la tutela dei terreni, soprattutto quelli montani e collinari. E oltre a questo c'erano appunto delle misure che incentivavano e davano dei fondi a coloro i quali facessero delle opere di messa in sicurezza idraulica, sia per il pubblico sia per i privati, e anche in questo eravamo capofila e siamo, diciamo, tra i progetti approvati e ancora non finanziati. Siamo poi riusciti ad aggiudicarci le cifre per quanto riguarda la via Etrusca, e anche questa va in un certo senso ad fare delle opere di manutenzione nelle strade e nelle vie rurali periferiche. E oltre a questo abbiamo anche partecipato ai bandi legati alle pinete, che ci permettono sempre nelle zone verdi del nostro del territorio di fare quelle opere di manutenzione appunto che rientrano nelle linee guida date da questa delibera che andiamo a approvare. Quindi si porta in votazione questa delibera già consci e consapevoli che ciò che stiamo facendo sia per quanto riguarda il settore ambiente, agricoltura e patrimonio e anche pianificazione, la linea che stiamo già seguendo e facendo in ottemperanza anche alle nuove normative regionali, e in questo la nostra regione è virtuosa abbastanza, e si può dire che tutto va nella direzione che nei valori espressi nella delibera stessa. Grazie assessore. Sotterventi Paolo Lippi. Allora, mi sfugge qualcosa, perché qui sicuramente nessuno può negare l'impegno di codesta amministrazione verso l'ambiente, verso tutto ciò che ti ha elencato, sono dati di fatto e per cui sicuramente l'amministrazione sotto questo profilo merita un plauso. Non capisco il motivo dell'adozione di queste indicazioni da parte della CIA, quando già
Evidentemente questa amministrazione si sta impegnando e non capisco, perdonatemi, in passato in questo consiglio ci è stato chiesto di ritirare delle cose in quanto il comune già le stava facendo, per esempio mi sto riferendo alla Villa Romana, qui le cose le state già facendo, non so il motivo che, per il quale si debba votare questa cosa qui, ribadisco, noi la possiamo tranquillamente votare perché mi sembra una cosa senz'altro sensata, ma è un pro forma e basta alla fine, perché nella realtà il comune è già molto attivo su questo fronte, cioè, al di là delle varie critiche che ogni tanto ci possiamo muovere, roba del genere, credo che assolutamente sotto il profilo dell'ambiente, anche sotto il profilo della ricostruzione dell'ambiente, basta guardare ciò che è stato fatto dopo gli incendi delle passate estati, mi sembra che non ci sia da fare appunti, non so cosa altro si possa in questo caso adottare attraverso questo dispositivo. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? Giannone. Sì, io in effetti vedo che al punto c'è scritto condivisione della proposta, diciamo, che voi trasformate poi in delibera, perché ha parlato di delibera in questo caso, in continuazione. Anche a me, sinceramente, volevo fare un similare intervento, cioè mi sfugge perché portiamo queste proposte, ma o le riuniamo, diciamo, se anche Conf Agricoltura, Conf, sono tutti d'accordo e poi ce le portate qui e noi, come dire, per una mozione la possiamo anche fare, diciamo, ma dobbiamo condividere la proposta di un'associazione in modo singolo con un punto all'ordine del giorno, cioè, portatecele tutte quante insieme, vedete, fate una ricerca se poi tutti gli altri anche sono d'accordo su questa cosa. Ogni volta impegniamo, ci avete detto di non impegnare il Consiglio Comunale con proposte di qualunque tipo, a ciclo stile, più volte è stato detto anche sulle proposte fatte dai 5 Stelle stessi, oggi c'è una condivisione di una proposta di un'associazione. Un chiarimento già su questo. Grazie consigliere Giannone, prego assessore Mazzarello. Sì, come già in passato le associazioni di categoria che hanno rilevanza appunto adoperano su tutto il territorio e non solo su questo consiglio comunale, fanno delle proposte che poi ovvero una sorta di mozione alla quale noi aderiamo, in virtù della quale, se avete letto, loro fanno una progettualità infrastrutturale che molto probabilmente sfocerà poi con il sostegno dei consigli comunali in una proposta di legge vera e propria. Quindi ciò che facciamo noi è, per quanto di nostra competenza, come ho elencato prima, è ciò che facciamo a prescindere ovviamente assolutamente da questa delibera qui, ma a sostegno di ciò che noi facciamo qui a livello comunale con i nostri interventi sono andato ad elencare, in virtù di questa e con il sostegno quindi dei comuni, le associazioni di categoria, lo è stato fatto, se non mi ricordo male, l'anno scorso, la presentò la Coldiretti per il Made in Italy, lo fece tempo fa, se non ricordo male, un'altra, il sindacato sempre legato al commercio, non so se Confesercenti o Dascom, che si fanno, diciamo, da portabandiere o promotori nelle sedi opportune, che possono essere magari le sedi nazionali, il Parlamento, ministeri, con il sostegno delle amministrazioni locali per portare avanti e dare ancora maggiore eco a un progetto, in questo caso legato come finalità alla, diciamo, promozione di salvaguardia e tutela infrastrutturale del territorio proprio. Quindi ciò che facciamo noi è un qualcosa che la facciamo, diciamo, nella buona amministrazione come giunta legata al territorio. In più, tra i nostri atti, l'adesione e quindi l'appoggio di questa assise alla mozione dà forza a livello nazionale, alla CIA in questo caso, domani è la Coldiretti, domani l'altra la Confagricoltura, nel promuovere a livello nazionale, dove noi non possiamo, le politiche a sostegno di ciò che è scritto nella delibera e che noi già nel nostro piccolo stiamo cercando di fare. Quindi non è che una cosa esclude l'altra o che loro ci dicono bravi, siete stati bravi, andate avanti in questo modo. No, il sostegno che noi facciamo in linea con quanto già stiamo facendo va ad alimentare la possibilità che ci sia una maggior sensibilizzazione a livello nazionale delle cose che nel nostro piccolo facciamo con i nostri atti e con i nostri regolamenti. Quindi non è che questa è una mozione in più a ciò che facciamo e che finisce e conclude, diciamo, l'iter, come può essere una mozione giustamente, onorevolmente presentata dalle opposizioni, che ovviamente fa capo solo ed esclusivamente alla giunta comunale e quindi impegna la giunta e lì finisce. Questa invece
oltretutto in, diciamo, aggiunta a ciò che già facciamo, dà forza a loro per poter andare avanti nelle sedi opportune, nelle quali una mozione del Consiglio comunale nostro non avrebbe forza o valore. Quindi sono due livelli, due piani separati, ed è così che le associazioni di categoria, voi che siano sindacali o non, diciamo, cercano il sostegno delle amministrazioni locali e dei consigli comunali territoriali affinché riescano su un tavolo, magari di concertazione, verrà fatto da qui a non so quando, dare ancora maggiore enfasi e supporto a ciò che si propongono di fare a livello nazionale come politica agricola e in sostegno dei territori. Grazie, assessore. Posso chiedere soltanto un'ultima delucidazione. Questo sostegno che noi diamo in questo caso alla CIA prevede anche un qualche forma di sostegno economico o è soltanto una questione di atti e di forma? Atti e forma, però. Perfetto, grazie. Allora, Giancarlo Farnetani, prego. Solamente un aspetto, perché voi sapete che questi giorni, e non solo questi giorni, ma oramai negli ultimi anni, almeno dal 2010 ad oggi, succedono vari eventi straordinari che penalizzano i cittadini, ma in modo particolare il mondo agricolo, perché poi voi sapete che le procedure di emergenza nazionale sono di due tipi: sono emergenza nazionale, che riguarda un po' qualsiasi tipo di intervento, e poi c'è la calamità naturale, che riguarda solo esclusivamente l'agricoltura. Quindi dall'emergenza nazionale l'agricoltura è esclusa, c'è la parte della dichiarazione di calamità naturale, e la dichiarazione di calamità naturale è sempre più difficile ad ottenere rispetto all'emergenza nazionale. Per esempio, ora, rispetto agli ultimi eventi, mareggiate, evento, eccetera, eccetera, è stata dichiarata l'emergenza nazionale, ma ancora non è stata dichiarata la calamità naturale. Quindi da tutti gli eventi e da tutti gli eventuali interventi previsti in emergenza nazionale, l'agricoltura di fatto non ci rientra. Quindi questo Consiglio Comunale è stato sempre sensibile alle richieste e le azioni che fanno a livello nazionale le associazioni del mondo dell'agricoltura. In sostanza, le proposte, credo che arriverà sicuramente anche quella della Coldiretti, che stanno avanzando a livello ministeriale, sono di interventi infrastrutturali. Cosa chiedono sostanzialmente? Chiedono che vi siano finanziamenti legati alla messa in sicurezza di questi territori. Quindi l'indirizzo e il sostegno che chiedono le associazioni del mondo dell'agricoltura è questo. È, insomma, voi che siete comuni, che siete a contatto diretto con i cittadini, proposta, una richiesta di sostenere interventi strutturali, soprattutto sulla messa in sicurezza dei fossi, dei fiumi, eccetera, eccetera, avete intenzione di sostenerla? Punto. Allora, questa è un'iniziativa che va in questa direzione. Poi tutte le altre azioni, che sono quelle che portiamo in campo, giustamente Federico le ha sottolineate, perché sono azioni che l'amministrazione sta facendo, ma l'approvazione di questo ordine del giorno in sostanza va nella direzione di sostenere una richiesta dell'Associazione del Mondo dell'Agricoltura, che dice: noi vogliamo, chiediamo un piano di emergenza a livello nazionale per mettere in sicurezza il territorio. Ecco, in questa direzione va, non va nella direzione di dire noi già lo facciamo, ma sono interventi che sono legati, ma sui quali, sugli altri, noi abbiamo, al di là della competenza, zero, ma risorse soprattutto zero, perché non siamo in grado di intervenire, anche se alcune volte vorrei ricordare, per esempio, la realizzazione dell'idrovora a piatto lavato, l'abbiamo sostenuta anche economicamente, perché andava in una direzione di mettere in sicurezza un territorio. Però, insomma, non è che possiamo sostenere tantissime risorse. In quel momento, nel 2012, quando ci furono gli eventi particolarmente pesanti, il nostro comune ha tirato fuori risorse, quasi 1 milione di euro, solo perché la regione ci aveva dato la possibilità di utilizzare di uscire fuori dal patto attraverso la cessione della quota di patto della regione Toscana, e quindi con le nostre risorse siamo intervenuti. Ma questo
oggi è quasi impossibile. Per cui sugli eventi che sono legati alla straordinarietà, sull'esigenza che questo territorio, ma non solo il nostro, a livello nazionale, si doti di un piano per fare interventi, per evitare di tutte le volte, ogni volta che viene giù un po' d'acqua, si vada nell'emergenza. Questo è un piano che a livello nazionale le associazioni del mondo agricolo stanno portando avanti. Io ho detto arriverà anche da Coldiretti, perché so che sono le tre associazioni più rappresentative del mondo dell'agricoltura che sono impegnate a un confronto con il governo su questa situazione. Quindi quello che chiediamo di sostenere questa iniziativa, un'iniziativa che è importante per il mondo dell'agricoltura, ma è importante per tutti quanti i cittadini, messa in sicurezza del territorio, insomma, si spera che un giorno possa evitare danni che fino ad oggi purtroppo non riusciamo ad evitare. Grazie. Giannone? Sì, io devo dire che meno male che Mazzarello c'è oggi, meno male anche che Farnetani c'è, diciamo. Entrambi su questa proposta cercate di arrampicarvi sugli specchi, ma il punto è politico, non è sul dato di fatto. Cioè, io capisco che voi ci state spiegando la fava, la rana e tutto il resto, però qui il tema è non se noi siamo a favore degli interventi nel settore agricolo, ma chi è che non lo è? Ci trovate non con una porta aperta, ci trovate con i muri abbattuti. Il tema vero è che qui all'ordine del giorno c'è condivisione di una proposta. Ci arriva da una associazione, l'ho detto prima, aspettiamo le 3-4 associazioni, ritiriamola, e poi quando ci sono venute siamo tutti d'accordo che su tutte riguardano il principio generale che già è nostro, perché è insito dentro di noi. Ma chi è che in un settore agricolo non vuole il meglio? Chi è che non lo vuole? O chi è che non vuole un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale migliore rispetto a quello che c'è ora? Ma portarlo in seno di un consiglio comunale in un paese di 7.000 anime qual è Castiglione della Pescara, il nostro supporto qual è? Che ora qui noi convochiamo una conferenza stampa internazionale su questa proposta? Cioè, qual è il nostro intervento maggiore rispetto a questo? È il dato politico di una condivisione, di una proposta che voi avete portato oggi qui. Portate una mozione vostra, che noi sicuramente la sposiamo e la condividiamo. Ci avete portato una proposta di un'associazione nazionale, perché dice che anche a Castiglione si deve adeguare alla manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale. Il dato è politico, non è sul concetto naturalmente con cui tutti siamo d'accordo. Questo è il punto oggi. Per cui io vi chiedo, ritiriamola, riportiamola in coso, altrimenti noi ci asteniamo su questa cosa che voi avete portato, perché sui principi siamo tutti d'accordo, caro sindaco e caro assessore. Siamo completamente d'accordo, ma chi è che non lo potrebbe essere? Sì, ho capito. Quindi abbiamo fatto la dichiarazione di voto del perché. Se la possiamo fare, se no la prossima volta che mi importate anche quella di Coldiretti, così poi facciamo, ecco, probabile. Bene, allora, perciò aspetta, datti un relax su queste cose, così le metti tutte quante insieme, poi ce le porti tutte insieme e noi gli diamo l'approvazione più totale. Ma che facciamo la prossima volta? Rimanendo in tema di intelligence e di CIA, portiamo quella dell'aerospaziale, così ci fanno la geolocalizzazione giusta del settore della manutenzione del settore agricolo. Mettiamo al comparto anche quella e così poi la portiamo al Consiglio Comunale per l'approvazione, perché così entriamo anche in competenze che non sono le nostre. Più volte il sindaco poi ha richiamato delle competenze che sono nostre e delle competenze che non sono le nostre, no? Per carità, noi voglio dire, sosteniamola con un convegno, sosteniamola con una cosa, e cioè il dato è politico della condivisione della proposta, così come porta il titolo, questo è il punto. Va bene, grazie Giannone. Altri interventi? No. Paolo Lippi. Sì, anche noi la dichiarazione di voto. Io mi associo a quanto detto da Michele sul fatto che l'iniziativa sia comunque encomiabile, ma che forse poteva essere più generalizzata. C'ho qualche perplessità in merito al discorso appunto soltanto CIA, che non sia una cosa globale. Per tale motivo, pur essendo sicuramente favorevole, ribadisco apprezzando il lavoro che già sta facendo l'amministrazione comunale, anche il Movimento 5 Stelle si astiene su questo punto. Grazie. Grazie, Mazzarello.
dispiace l'astensione su un tema così caldo e delicato, perché uno, Giannone, ciò che facciamo noi come amministrazione non è portare le emozioni a profusione, è fare gli atti. Noi facciamo delle delibere di giunta, con le quali impegniamo delle cifre, con le quali ci diciamo, assumiamo delle responsabilità e facciamo delle scelte. Non ci divertiamo a portare le emozioni perché dobbiamo farlo. Non che lo facciamo voi. Posso? Bene. Noi portiamo gli atti, le delibere nostre. Ciò che poi le associazioni nazionali di categoria fanno a livello nazionale è un affar loro che giustamente, se condiviso, su tutti i consigli comunali, non è che chiedono a Castiglione questo, lo chiedono a tutta Italia, un sostegno al mondo dell'agricoltura per avere, come abbiamo già spiegato, penso abbastanza bene, maggior sostegno nei tavoli di contrattazione, perché il dato politico è uno se si vuole andare avanti in questo modo. Se nella finanziaria venissero stanziate cifre a sostegno dell'agricoltura, sarebbe ancora meglio, questo sarebbe un dato politico importante. Invece questo non è fatto, perché le scelte politiche, così come un consiglio comunale, una giunta fa delle delibere di giunta, il ministero fa delle proposte di legge, il Parlamento le vota e vengono stanziate le cifre, sulle quali poi viene magari aumentata la cifra della calamità naturale. Sa benissimo come funziona. Se il governo non mette in previsione ora, e non lo sta facendo, delle cifre con le quali si riesce poi a sostenere l'agricoltura, le associazioni sindacali, perché la CIA, la Coldiretti sono delle associazioni sindacali di categoria, devono obbligatoriamente portare ed alzare la voce nei tavoli di concertazione e di contrattazione. Come lo fanno? Uno, con le proposte loro. Due, con il sostegno di chi come noi, ovvero i comuni, i consiglieri, non riescono a far fronte a tutte le calamità che vengono ormai da 5, 6, 10 anni a questa parte sul territorio, finanziate a livello nazionale, perché l'agricoltura, quando erano in essere le province, era appannaggio della provincia, oggi è della regione, non dei comuni. Quindi le cifre che il sindaco ha detto prima sono delle cifre che i bilanci comunali stanziano, prendono, tolgono da altre parti per mettere su questi settori. Quindi ciò che portiamo oggi in votazione è un sostegno, un aiuto al mondo agricolo. Se invece diversamente ritenete più opportuno non votarla e non portarla, questo è un dato politico importante. Magari in altri comuni dove la maggioranza è di centrodestra, sono sicuro che invece, magari più responsabilmente, perché magari hanno a che fare con i bilanci e con i numeri, laddove mancano appunto le cifre, voteranno questa mozione. Lo vedrete. Così come è stato fatto, perché sono delle mozioni che in genere vengono votate bipartisan per, diciamo, il sostegno, anche se non è numerico perché non ci sono cifre, all'indirizzo politico. Solo questo è. Quindi non è una scelta politica a sostegno più o meno o un qualcosa che non si fa. Quindi era solo questa la cosa. Ora, andiamo alla votazione del punto 7. Avete avuto il vostro tempo. Sì, sì, però voglio dirle, gli è stata data la controreplica solo perché ho avuto l'agio di non interromperlo. Però non può distogliere l'assessore Mazzarello una dichiarazione e un'argomentazione già fatta. Questo è il punto. Perché l'abbiamo detto che sui principi siamo d'accordo. È inutile che le torna sui principi. Il tema vero è un altro qui. Le ha portato una mozione di un'associazione, non del comparto agricolo, per intero. Manca Coldiretti, manca Colpa Agricoltura, manca tutto il comparto agricolo. Prima, bene, grazie, prima faccia questo e poi se lo porti da noi e poi ti porti la proposta per intero. Questo è il dato oggi che lei ha portato qui. È inutile che lei insista su dei punti e voglia distogliere l'attenzione su altri aspetti. Siamo d'accordo su quella che è la proposta. Mancano le altre associazioni di categoria, poiché non è la sua che è venuta e non è quella della maggioranza che è venuta qui, siccome è dell'associazione, mancano le associazioni dell'intero comparto. Questo è il dato politico che oggi avete portato noi qui. Allora, quando punto. Arriveranno le altre proposte le porteremo al Consiglio Comunale. Oggi... La ringrazio per questa spiegazione da lei, Presidente, che dovrebbe essere abbastanza semplice. Allora, oggi andiamo a votare per il punto 7, agricoltura, condivisione proposta della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, definizione di un progetto di manutenzione infrastrutturale del territorio nazionale. Chi è che è favorevole? Chi è che è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Grazie, il Consiglio Comunale è terminato, buona giornata e buon lavoro.